Salve a tutti, oggi andiamo a parlare di un prodotto tecnologico che chi mi segue su Instagram già sicuramente avrà visto qualche post che ne parlavo. Allora, il prodotto in questione è questo qui. Eccolo qui. Praticamente è uno strumentino. Madonna, c'era un Vespone. È uno strumentino tecnologico che ci dà la possibilità di far diventare wifi tutti quegli apparecchi che non hanno wifi. Quindi molti computer vecchi o molti strumenti, ad esempio i POS per i negozi o le casse per i negozi o addirittura qualche console, vecchie console che hanno solamente la possibilità di collegarsi a internet tramite il cavetto Ethernet. Questo strumento ci dà la possibilità di far diventare wifi tutti quegli apparecchi che non hanno la connessione wifi, ma hanno solamente il cavetto Ethernet. Quindi è uno switch, un apparecchietto che recepisce il segnale wifi, si collega al wifi e tramite il cavo Ethernet lo trasmette all'apparecchio. Allora, andiamolo ad aprire e vediamo che nella confezione troviamo questo scontrino con il QR code, una specie di istruzioni solamente in inglese e mi sembra e in cinese, sì, quindi inglese e cinese le istruzioni, ma poi vi vado a spiegare io, è molto semplice. E l'apparecchietto, eccolo qui, questo è l'apparecchietto in sé, che è molto molto semplice. Eccolo qui, questo è l'apparecchietto. Vediamo che attaccato abbiamo il cavo USB che serve per dare l'alimentazione all'apparecchio e il cavetto Ethernet. Quindi noi al nostro strumento andiamo ad attaccare sempre il cavetto Ethernet. Questo si collega al wifi e eccolo qui. E in automatico abbiamo risolto il problema del computer o di qualsiasi altro strumento che non ha la connessione wifi. Apparecchietto veramente piccolo, con una buona plastica, si sente anche al tatto che è una buona fattura. E eccolo qui, questo qui è l'apparecchiettino che vi dicevo che si collega al wifi. Molto, molto semplice da usare, poi ve lo faccio vedere. Praticamente ha lo stesso funzionamento che hanno i modem. Avete visto che nel browser di internet per entrare nei modem dobbiamo mettere dei numeri, no? Un indirizzo che però è formato da numeri e entriamo nel modem per fare la configurazione. Stessa cosa accade per questo, dobbiamo mettere questo indirizzino sopra numerico, entriamo nell'apparecchietto, andiamo a fare la ricerca delle le reti wifi che trova, una volta l'abbiamo trovata la selezioniamo, inseriamo la password, salviamo e lui in automatico si collega, ogni volta che lo accendiamo va a collegarsi direttamente al wifi. Lui si collega al wifi, al segnale wifi e trasmette il segnale wifi. Quindi il segnale internet con il cavo Ethernet all'apparecchio che non ha il wifi. Molto semplice. Comunque adesso andiamo a vedere insieme la configurazione quanto è semplice. Il prezzo è molto buono. Allora andiamolo a collegare, quindi andiamo a mettere. Questo è l'apparecchietto, come vi dicevo, eccolo qui. Il cavo Ethernet lo andiamo a collegare qui. Così. Ecco qui, e il cavetto di alimentazione lo dobbiamo collegare a una USB. Eccolo qua, collegato all'USB, vedete? Comincia ad accendersi e adesso andiamo a fare la configurazione. Allora, vedete, abbiamo messo nella parte alta l'indirizzo IP, quello che vi dicevo. Allora, una volta siamo entrati nel bridge, clicchiamo ecco lì su quell'icona, andiamo a cercare le reti wifi disponibili, clicchiamo la rete wifi che vogliamo usare, ok, inseriamo la password, applichiamo e via, e voilà, e il gioco è fatto. Adesso siamo praticamente con quel tasto, ecco, connettiamo, ecco qua. Siamo connessi, adesso vi faccio vedere che andrò su YouTube ad esempio e vedrete che riesco a navigare tranquillamente. Molto semplice e molto veloce, nulla di complicato, molto intuitivo.
Eccoci qua, salve a tutti, oggi andiamo a fare un video Abbiamo abbastanza. visto che è veramente semplice l'utilizzo, ci dà la possibilità di connettere Wi-Fi, tantissimi strumenti che hanno solamente il cavetto Ethernet. Vi metto il link in descrizione sotto nel caso lo volete acquistare. E se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale. E nel caso avete qualche dubbio o bisogno di qualche chiarimento lasciatemi un commento sotto, vi rispondo volentieri. Grazie a tutti.